Siamo con notaio Claudio Cucciardo, presidente dell'Ordine Notarile di Agrigento, un momento importante, una mostra delle memorie degli illustri conterranei dal 26 giugno al 1 luglio e un corso di aggiornamento professionale sulle ultime novità da parte dei notai. Ecco, ce ne parli. Allora, il distretto notarile di Agrigento, di cui mi onoro di essere presidente, ha organizzato per una settimana circa, dal 26 giugno al 1 luglio, una mostra, la mostra delle memorie degli illustri conterranei, detta anche sulle spalle dei giganti. Questa mostra mira a mettere in evidenza, in un unico spazio temporale, in un unico spazio anche espositivo, che è quello del Museo regionale Pietro Griffo di Agrigento, tutti i documenti originali e autografi di molti illustri conterranei. Parliamo di Pirandello, abbiamo il pezzo più importante della collezione, cioè il testamento di Pirandello con la sua busta e con un registro dei visitatori nel giorno della morte, tra cui si vedrà in modo nitido la firma di Andrea Camilleri, e poi anche altri documenti scritti importantissimi, è la donazione della biblioteca lucchesiana fatta dal vescovo Lucchesi Palli e altri documenti originali molto significativi come quelli che sono stati presi in prestito dalla Fondazione Leonardo Sciascia. Parliamo di alcune riflessioni autografe, quindi un manoscritto autografo di Leonardo Sciascia all'indomani della morte del commissario Boris Giuliano, nonché la fondazione ci ha graziosamente concesso in prestito alcuni libri con le dediche autografe sempre di Leonardo Sciascia. Poi dalla Casa Museo Livatino, del giudice Beato Rosero Livatino, abbiamo avuto in prestito il codice civile originale, l'uso quotidiano del giudice, la tessera da magistrato e alcuni altri manoscritti autografi del giudice, di cui non diciamo altro per consentire appunto al pubblico di poter visitare questa mostra che è importantissima. È un evento unico e per quanto mi riguarda è ripetibile perché ha richiesto degli sforzi notevoli e che vi invitiamo a visitare dal 26 giugno al 1 luglio e l'ingresso è assolutamente gratuito.